24, sono 24 i video. Allora, benvenuti. Questa volta vi faccio vedere una parte della mia collezione. Una collezione nelle collezioni. Della collezione per le collezioni. Na 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 na. Sembra una canzone. Vi faccio vedere una collezione nelle collezioni. L'ho già detto? Sì, l'ho già detto. Sì, l'ho già detto. Allora, se l'ho già detto, proseguiamo. Eccola qui, oggi vi faccio vedere, sarò veloce perché sono tantissime, se no vi annoio, vi faccio vedere la mia collezione di pin Disney, spille Disney. La maggior parte sono tutte a tiratura limitata. Perché? Perché sono migliaia di migliaia di migliaia. E quindi dopo aver praticamente fatto, aver cominciato con le pin normali, mi sono concentrato su quelle solo a tiratura limitata, se no non si finisce più. Quindi partiamo con questa carrellata, vi faccio vedere quelle più particolari. Guardate questa di Indiana Jones con la palla che rotola come nel primo film. Questa è quella per i 15 anni. Questa era una serie per i mondiali in Francia. Questa ha una storia particolare, vi racconterò in un altro video. Questa è bellissima, con Stitch che fa l'apprendista stregone sulla roccia e Topolino se lo guarda male. Il mitico Buzz. Stitch è una di quelle più presenti. Steamboat Willie. Queste sono quelle che segnano le bandiere a Walt Disney World per i cast member, quindi i dipendenti Disney, per indicare quali lingue parli. Il grande Mushu e C3PO. Dopodiché abbiamo di nuovo Stitch. Guardate questa che bella, quelle di Stitch sono le mie preferite in assoluto. C'è lui che ruba gli spaghetti a Lilli il vagabondo. Stitch numero 1. Vi faccio vedere, eccolo qua, Bugs Life anniversario, decimo anniversario. Guardate questa di Phantom Manor. Cercherò di andare piano ma veloce. Guardate Stitch che fa Steamboat Willie. Queste sono due per l'uscita di Wall-E, questo è un Halloween, un altro Halloween, beh, Stitch. Questo è il 70° anniversario di Flowers and Trees, da... Vabbè, ve lo dico dopo perché non mi viene. Ecco Luke Topolino, cioè, Stitch come Palpatine è imbattibile. Queste sono quelle magnetiche, questa era una serie, si collegano insieme e sono magnetiche, di Cars. Di Cars, guardate che spettacolo, pure questa di Stitch con il bruttanatroccolo. Guardate quest'altra bellissima, ancora Stitch 2000 ore per il Memorial Day del 2009. Questa di Alice, guardate, questa è una di quelle che ha il rostregatto che penzola dall'albero. Questa è una delle mie scene preferite dalla carica di 101. Questa è una spilla per i dipendenti. Questa è una serie. Questa è una serie bellissima, i ragazzi qui inseparabili, guardate, il giorno del dottore del 2009, 80° anniversario di Topolino, venerdì 13, questa pure spettacolare, scena memorabile, guardate questa con Trilli che esce dal buco della serratura e anche questa di Trilli. Okay. Inconvenienti della diretta. Guardate che bella questa di Zio Paperone. Questa dei pirati con Stitch. Questa, se non sbaglio, dovrebbe venire dal Giappone, Tokyo Disneyland. Guardate che belle quelle con Stitch. Forse avete notato che Stitch è uno dei miei preferiti. Guardate questa. Star Tour, guardate che bella questa coppia di Pippo e Topolino, guardate che romantici Stitch e Angel, Stitch come Yoda è bellissimo, Remy, questa è quella di Chicago. Poi abbiamo questa strepitosa di Up, questa era per un evento a Phantom Manor, che spettacolo anche questa, Merlino, questa credo sia per la missione conoscenza sempre in negozio, guardate questa,
con Saeta McQueen. Questa è tutta una serie dei pirati. Questa è una serie completa. Guardate anche questa, quelle vestigie le adoro. L'ho già detto, mi sa che sono un po' ripetitivo in questo video. E queste sono quelle sempre per i dipendenti Disney. Passiamo al secondo. Ah, questo è il raccoglitore, perché ogni pin ha il suo, ogni buon pin trader ha il suo raccoglitore. Questo è quello dei pirati, che uno è quello con Topolino, due sono con Topolino e uno è con i pirati. Questo è più piccolino, questa è anniversario della Repubblica a Walt Disney World. Guardate che bello anche questo. Questa di Hercules è pure molto bella. Memorial Day del 2002. Wally. Questa era un'altra serie, questa era un'altra serie con i dollari Disney, che vi ho già fatto vedere in un altro episodio, e però questa è con le spille con i dollari. Questa pure è storica, perché guardate, c'è scritto Euro Disney, perché Euro Disney è stato dal 92 al 96, dopodiché Euro Disney ha cambiato ragione sociale ed è diventato Disneyland Paris, anche se il 90% della gente continua a chiamarlo Euro Disney. 15° anniversario del parco, guardate che belle anche queste. Labor Day, Flag Day, anche questa è una serie tutta, e questa anche è dal Giappone, questa è una serie completa. Ops, Tigro deve fare sempre come gli pare a lui. Queste invece sono le spille che vi ricordate, se avete visto, se no andatevela a rivedere perché è molto bello, il video sugli snow globe tratti dai cartoni animati, dai corti Disney, i manifesti degli snow globe, dei corti con gli snow globe che vengono fuori. Abbinata c'era una pin limitata a 500 pezzi, queste sono le tre pin dei tre snow globe che avete visto nell'altro video. Questa è una con Remy che, se mi ricordo bene, è limitata a 250 pezzi solo al mondo. Questa di Cars è anche molto bella. Passiamo a un'altra pagina, anche questa è molto bella con Zio Walt. Pure questa era una serie, solo che questi fanno serie da 15-16 e non sempre si riescono a prendere tutte. Anche questa è una serie dove ci sono i personaggi che sognano, quindi questo è il sogno di Buzz. E a seguire tutti gli altri personaggi che sognano. Anche questa è bellissima. Poi questa era un'altra, vedete, un'altra serie con gli sport. Questo è Nemo e questo è ancora Minnie e Topolino. Queste invece sono le spille, in un altro video, credo uno dei primissimi, vi ho fatto vedere le porcellane Disney da Walt Disney Classic Collection, che non esiste più. Abbinato al pezzo dell'anno, cioè ogni anno per l'abbonamento regalavano un pezzo pagando l'abbonamento annuale, a ogni pezzo dell'anno c'era abbinata una pin sempre a tiratura limitata. Questa anche è una pin bellissima perché formava un trenino, io ce n'ho una sola. Anche questa è una serie che a me piace tantissimo, guardate la particolarità. Guardate la particolarità, che cosa avete notato? Che come al solito Stitch è l'unica a testa in giù e deve sempre farsi riconoscere. Questa di Roger Rabbit anche è bellissima. Questa anche di Stitch è stupenda. Lo so, probabilmente non avete capito, però ve lo spiego perché fino adesso non ve l'ho detto. Stitch sono le mie preferite. Guardate che bella questa con Zio Walt. Anche questa molto bella, questa è eccezionale. Questa è una scena, Stitch quando entra nei cartoni animati, nei classici o nei film, è eccezionale. Quella è un pezzo dell'attrazione dei pirati, guardate che belle queste. Anche questa, guardate. Anche questa è molto carina, guardate questa ad orologio con Chip e Chop. Questa pure era una serie, purtroppo ce n'ho una sola, ed erano tutte le sagome in nero su sfondo così bianco. Anche questa è molto carina, President Day 2008, anche questa è molto carina da Bianca e Bernie. Questa pure era una serie, ce n'ho un paio sole, anche questa è molto carina. Oh, il grande Perry, l'ornitorinco! Quando è io, come parte, come arriva Perry, parte la sigla, non c'è niente da fare. Guardate che carina questa di Halloween. Halloween, anche questa è molto carina, del Mardi Gras. Questa era una serie per le presidenziali del 2008, questa è completa, sono tutte e quattro. Dopodiché abbiamo Red and Toby, The Fox and the Hound,
Ok, l'ultimo raccoglitore, ancora con Topolino. Ancora con Topolino. Anche questa era una serie con tutti i personaggi sulle macchine. Io ne ho solo 4, anche perché la serie è di 6850. Questa appunto è Missione Conoscenza del 2012. Sono le spille che vincono i cast member, cioè i dipendenti, quando fanno il questionario annuale sulla preparazione. Questa linea steampunk è bellissima, secondo me, molto particolare, ma bellissima. Anche questa è una linea infinita che non ho. Questa invece è una serie completa per i 20 anni di Disneyland Paris. Sono tutte e 4. Questa è romanticissima. Quella degli 80 anni di Topolino. Questa anche è una serie, non mi ricordo se è completa. Quella è la mia sfida del casmino del quarter. Anche queste sono aziendali e questa è bellissima. Questa invece è la chiave dei Disney Store, dei Magic, dei nuovi Disney Store, praticamente per l'apertura del mattino. Questa è la spilla di Chicago, The Wind City, bellissimo con Topolino appeso. Questa è molto carina perché si apre. Queste sono, ecco, queste due sono Tokyo Disneyland. Questa, no, queste tre. Anche perché guardate questa pure. Oh, là. Oh, Olaf. Questa è tutta, alcune con i ciondoli sotto. Sempre Disneyland Paris. È uno di quei giorni strepitoso. Quest'altra è un'altra clamorosa, clamorosa, con Stitch che fa cucciola, è bellissima. E dopodiché c'è questa per l'inaugurazione della Jedi Academy a Disneyland Paris di un anno fa. Questa anche è bellissima. E ancora un'altra di Star Wars. Per chiudere vi faccio vedere, per chi fa pin trading, per appunto tradingare le pin, esistono i lanyard, cioè i lacci dove si possono agganciare le pin di i doppioni, normalmente, perché se sei un dipendente Disney sei obbligato a scambiarle se un cliente te le chiede. Se invece sei un normale pin trader, ce l'hai al collo, i tuoi doppioni li puoi scambiare girando per il parco. E con questa è una serie di Star Wars bellissima. E poi c'era quest'altra molto bella di Lanyard con tutti i personaggi. E poi ho questo qui, tutti nuovissimi. E poi ho questo qui strepitoso. Guardate quanto è pesante la placca sotto. È una tiratura limitata a 1200 pezzi, il numero 657. Ed è bellissima. Guardate. Dark Father Sith Lord. Eccola qua. Adesso avete una panoramica su quello che è il collezionare spille in Italia. Purtroppo le spille non arrivano in Italia e quindi bisogna organizzarsi con... Aspettate, ma non mi vedete? Aspettate. Così va meglio. Per le pin bisogna organizzarsi tra eBay, persone che vanno al parco e su internet dall'estero, perché purtroppo le pin in Italia ancora non arrivano. Spero che questa lunga carrellata, sono stato più veloce possibile, volevo fare un mix tra velocità e precisione, tra accuratezza e rapidità, e spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate scoperto un'altra via per collezionare cose Disney, un altro mondo di collezionisti. Io ho i doppioni, se volete scambiare, se siete collezionisti io sono pronto a scambiare. E mettete mi piace, iscrivetevi al canale, mettete mi piace anche alla pagina e al prossimo video numero 25. Ciao.